temo se non si vede la luce. Hai visto che roba? Il cerino, la sigaretta, la guardia che si allontana. Io mi domando e dico se nel 1951 si deve far così. Mi sembrava di stare al cinema. Ma perché niente niente tu dici che quello che sta lì fa il palà a qualcuno che sta a sgobbare? Arica, Arica, che non se ne accorga la guardia notturna va bene, ma tu che sei del mestiere. Oggi, caro mio, bisogna aggiornarsi. Altri metodi, scientifici. Il risultato premia la preparazione. Guarda come faccio io. Mi informo. I padroni di casa in villeggiatura, la servitù innamorata al ballo e noi lavoriamo tranquillamente. Namo, va, se no qui finiamo a mezzogiorno. Sì, però abbiamo roba leggera perché io ho una fiacca che mi reggo piedi. E poi ste fangose sono nuove, sono belle, mi piacciono, ma mi fanno male. Oh, 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 sai che faccio? Mo me levo, eh? Levatri, basta che lavoriamo bene, che questo è il nostro ultimo colpo. Al commendator Cocciaglia gli portiamo via tutto. Il destino ci chiama altrove. Qui bisogna chiudere in bellezza. Ma che chiudo? E chiudo per niente. Lo sai che nel mondo fai il ladro o fai la vittima. A me te fa la vittima proprio non me va. Arica, che c'è? Che... Guarda un po'. Che? Ti ricordi? Ma vedi? Qui. Eh? È quella che abbiamo rubato a Venezia prima della guerra. E dopo la guerra l'abbiamo ritrovata in quell'altra villa di Firenze. Oh, non c'è due senza tre, è il segno del destino. Dovemmo smettere. Ma che smette? Oh, dimmi una cosa. Quanto ci daranno questa roba? Beh, la prima volta ci hanno dato 300 lire, la seconda 1000. Mosse non sono ladri, ce ne devono dare almeno 60.000. No, no, guarda, è meglio pigliare i guadi. A rubare sempre la stessa roba diventa monotono, no? Oh, e sai che mi importa dalla monotonia? Sì. Noi dovremmo tirare a quattrini, perché ci dobbiamo dedicare ad altre attività più onesta, o vuoi capire? Questo è l'ultimo colpo. Oh, guarda che la gente come te che rovina il mestiere. Sto lavoro bisogna farlo con passione, non per forza, hai capito? Oh. E questo che? È un dipinto. Io non so se vale di più la cornice o il dipinto. Famo come l'altra volta che ti sei portato a casa qua la crosta e dicevi che era un Raffaello. Ah, era firmato Raffaello. Vabbè, ma Raffaello Rossi. Io del resto mi devo fidare pure della competenza dei padroni di casa. No? Certo che il signor commendator Cocciaglia, impresario lirico, di arte se ne dovrebbe pure intendere, no? Arica, non fa volgare. Ricordate che stai in casa da altri e non sputa per terra. E mica sputavo per terra. Ho sputato in faccia del commendatore. Hai fatto bene, hai fatto. Se lo merita. Certe offese non si dimenticano. Io suonavo come un dio. Tu cantavi come un angelo. E ti ricordi lui che ci disse? Mo ricordo. Ci disse, con le facce come le vostre, solo i ladri potete fare sto disgraziato. E te lamenti? In fondo mica ci è andata male, no? Certo che se avesse saputo che venivamo a rubare a casa sua, quel consiglio non ce l'avrebbe dato. Lascia perdere che si riconosce quello. No, è bello. T'ho detto lascia perdere. Mi piace. Lascia perdere. Oh, regalo. Zitto un po'. L'ascensore? C'è qualcuno? Presto, il telefono. Che vuoi telefonare alla questura? No, i fili. Sta. È inutile. E perché? C'è pure un cane. Sarà un cane poliziotto. Scappavo. Da dove? Dalla finestra. Stiamo al quarto piano. Se ti vuoi buttare a booster, vai appresso, non te vengo. Non ti scordare che è meglio un ladro vivo in galera che un ladro libero morto. E allora? Andiamo a vedere che fa. Gialli, vieni un po' a vedere. Hanno strappato i fili. Adesso cercheremo di metterli a posto. Avevamo voglia di girare l'interruttore. Chi è? Chi c'è? Via qua. Vediamo un po'. Stai attento, se no prendi la scossa, eh? Lasciami lavorare, lasciami lavorare. Ti metti sempre in mezzo. Ecco fatto. Adesso, Jolly, vai a chiudere la porta. Ma che la guardia o l'altro? È un elettricista. Bravo Johnny, chiudi anche questa.
No, 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 non puoi rimanere qui. Chiudile tutte. Grazie. Manda il cane a chiudere le porte. Non è un cane poliziotto, è un cane di servizio. È inutile che mi guardi. Gira, vai dove ti pare, ma lasciami solo, no? Celebrità. Sei entrato. Lo sai che non mi devi guardare mentre io canto, eh? Voltati. Ecco, lì, sì, contro la colonna. E guai a te se ti volti. Su, nasconditi bene, Jolly. No, 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 non così. Non mi devi guardare. Così. Bravo. Che fa? Ricomincia. Ora che m'ha parlata primavera, quando la fita vuoi merito cuore. Bello è paese mio dall'amore, sape che tutto l'anno da cantare. Ma sombria che te sole, ma sombria che te mare. Che dolce, ma questo è il mio fenomeno. De barche de lampare, tremano le parole, e vostra pepe, ma sombria che te sole, ma sombria che te sole. Amato, fatti le mosse, che spigliate, che... Oh!
Johnny. Segno del destino, dovemo smettere, fai ladri. Perché? Ma hai sentito che voce? Quello lo scritturamo, lo famo cantare e famo i quadrini, così cambiamo mestiere. Senti, per cambiare mestiere c'è sempre tempo. Però l'idea tua mica è male, sai. Oh. E allora sbrigiamoci, famo presto. Sì, dovemmo sgombrare. No, no, non dovemmo toccare manco una spilla. Dimpo, ha preso niente tu? Ma fa specie. Oh. E allora cominciamo a mettere a posto sto quadro e sbrigiamoci, perché qui siamo in casa del commendator Cocciaglia e con questi impresari lirici l'affare quando è in puzza. Al ladro! Che c'è? M'hanno pregato una scarpa. Ma è Calli? Ma no, ma questa è una, erano due. Due belle fangose toghe, con colore e bottoni. Oh. Appena scarpa. Ah, appena scarpa. Lo vedi che è vero quello che dico io? Appena uno pensa solamente da smettere da far ladro, diventa subito una vittima. No, io devo ritrovare. Ma vieni qua, te metti a perdere tempo per la scarpa. E come? Ma qua la fortuna che ci aspetta. La fortuna si insegue pure a piedi nudi. A piedi nudi, dici bene. Senti un po'. Oh. Ma come famo a ritrovarlo? Ah. A questo non ci avevo pensato. Ma quella è la cassetta sua. La cassetta sua? Che t'aveva detto? Era un elettricista. E c'è pure l'indirizzo. Bossoli, luce e radio, via Rasi 18. L'avemo ritrovato. Deve essere qui. Bossoli 18, deve essere qui. Piccolo, il brigadiere, nascondiamoci. Attenzione, io vi ho avvertito. Dica, dica pure, signor brigadiere, dica. Che dica pure, è mezz'ora che sto parlando. Si era tolto il contatto. Al commissariato, è arrivata una denuncia, perché sembra che voi avete lanciato il martello a un giovanotto. Sì, è vero, l'ho lanciato e glielo rilancio ancora se continuano a prendermi in giro, perché io sono una persona per bene, ma mi devono lasciar perdere. Ma chi è che lo prende in giro? Tutto il quartiere, tutti mi mandano i ragazzini nel negozio e mi domandano, è lei che canta? Poi mi fanno una risata in faccia e vanno via gridando, Biella! Mi mandano delle lettere anonime, firmate Biella, brigadiere. Ieri notte alle 2 mi hanno telefonato, dico pronto, chi parla? Giuseppe Verdi da Biella, basta con Biella. Ma che c'entra Biella? Che c'entra? 22 anni fa, in un momento di debolezza, io ho debuttato come tenore a Biella nel Rigoletto. E anche se non ho ottenuto un grande successo, ho ugualmente una bella voce. E è colpa mia se a Biella non piace il Rigoletto. Oh. Signor Bossoli. Le chiavi del commentator Cocciaglia. Cocciaglia? Sì. È tutto a posto? Tutto a posto. Va bene. Brigadiere, io ve lo dico, ho paura di commettere qualche corbetteria. Calma, calma. Ma sì, calma, calma. Adesso basta con questa pietra, perché è tutto un limite. Allora, grazie mille. Se lo vedo no, ma se lo sento cantare. Allora bisogna farlo cantare. E proviamo, va. Amaschi, c'è qui uno che canta? Sì, sì, adesso vieni. A principà! Signore, desiderano? Scusi, è lei il tenore? Subito. Ecco l'interruttore. No, tenori! Tenori! Volevamo sapere se c'è qui uno che canta. Come avete detto? È lei quello che canta. Vai! Chi vi ha mandato qui? No, no, ci siamo venuti noi. Sì. Ah, sì! Giù! Le botte, sembrava un energumeno. Ah, sì? È dopo che si è sfocato che abbiamo capito l'equivoco. Oh, bello. Sì, perché mica era lui che cantava, era quell'altro. Ah, era l'altro. E noi l'abbiamo capito dopo che è arrivato il cane. Abbiamo cercato di parlargli, di spiegargli, ma non ci ha voluto sentire. E come mai? Ma che ne so, ha fatto finta di non capirci, stava lì con un apparecchio, una cosa. Allora noi avevamo pensato
di farmi prima un contratto e dopo ritornare sull'argomento. Ho ragione? Sì, ma per piacere non mi sputare per terra. Cosa hai presa? Per una patomiera, una rumentea? No. Avvocato, modestamente, se c'è una cosa della quale ci intendiamo... Sì, è quello di scassinare delle serrature. No, avvocato. Avvocato, ci intendiamo anche di bel canto. Sì, e quella è una voce che non abbiamo mai sentito. Caruso, al suo confronto, diventa una scarpa. Non mi parlate di scarpe. Una scarpa vecchia? No, erano nove, quelle con le ghette e quei bottoni. Sto a parlare di Caruso che diventa una scarpa. Avvocato, questa volta è una cosa seria, una cosa onesta. Con quelle facce lì. Ma perché noi con le facce nostre non possiamo scritturare un cantante e lanciarlo prima che lo sfruttino gli altri? Sì, è quello che dico ma io. Ma cosa fa? Ma insomma, ragazzi, siete sicuri che si tratta di un affare di sostanza? Insomma, che ci sia, insomma? È evidente. È evidente. Quello frequenta la casa del commendator Cocciaglia. È segno che quel filibustiere gli ha messo gli occhi addosso. E noi bisogna arrivare prima degli altri. Allora, qui l'unica cosa è di fare giù un bel contrattino, eh? Signorina? E adesso vi preparo un contratto di quelli col nodo scorsoio che li so fare solo io. Signorina! Oh, brava. Senta, signorina. Si prenda due fogli di carta bollata che tiriamo giù questo contratto, eh? Dunque, vediamo un po'. Ma... è strano, a prima vista mi sembrava un uomo. Sì, è un uomo. Sì, ma dato che ci ho avuto sempre la segretaria, io lo chiamo signorina. Mi è la forza dell'abitudine. Lui ci patisce un po', ma poi in fondo è una brava ragazza, no? No, perché come donna è brutta forte. Ma pure come uomo. Beh, allora signorina, scriva. Un momento, ragazzi, qui sarebbe bene un po' calcare sulla cifra d'anticipo, così per dar valore al contratto. Voi disponete di una cifra un po' rotonda, eh? Io so com'è, il nostro mestiere è un mestiere che rende. Non ci abbiamo spesi. Non paghiamo tasse. Mica potremmo fare denuncia sul reddito. Ma dico quello. Ma niente, la signorina è il mio uomo di fiducia, non c'è pericolo. Dico, qualche soldo da parte ce l'abbiamo, risparmiucci. Sì, qualche milioncino, mica che... Allora, per non insospettire la persona nell'atto, sarebbe bene non parlare di campo. Parliamo di cose generiche, così poi, una volta che ha firmato, ci penso io. Però se la fare sicuro ci voglio entrare anch'io, eh? Ma veramente a questo non ci avevamo pensato. Condizio sine qua non. Si è sine qua non. Vuol dire che allora dividiamo per tre e... Ecco, cacceremo tanto per uno e... Sì. Non ci siamo mica capiti qua, dico, dividiamo l'utile in tre. Le spese le fate voi due, vi va? Ci va un po' stretto, ma... Certo che l'avvocato non c'ha la faccia nostra, ma... Ma quando c'entro io in questi affari, sono affari sicuri, eh? Oh, la signorina vi accompagnerà, eh? Non ci avrebbe un'amica un pochetto più carina, eh? No, come testimone. Con loro? Perché non si fida? Perché c'è qualche cosa che non va. Ah, tanto io sono abituato alle false testimonianze. Signorina, silenzio, per piacere, scriva. Oh, dunque, addì... un momento, prima però sarebbe bene che voi due andaste in banca a pigliare... Quanto avete detto che c'è? Due. Tre, quattro. Tutti. Tutti. Assegni circolari da 1 milione. Intestati a me, eh? Poi io li giro, eh? A me mi sa che già ci ha girato. Sì, ne qua no. Andate, che io penso al contratto e non se ne pare più. Quei due hanno una faccia che non mi convince. No, sono clienti, li conosco io. Cassetta 302, per favore. Cosa comodi. Mi sa che mi sono dimenticato le chiavi. N'importa, io c'ho questo. No. E perché? È roba nostra. Una volta tanto che ci abbiamo la chiave per aprire, la dovrà quest'Arnesi. E vabbè, io con la chiave vera acceso fa. Eccola. Buttali. Perché? Abbiamo iniziato una nuova attività. Io li metto da parte, non si sa mai. Oh. Ecco. Quanti sordi, quanti sudori. Degli altri. Ma che piamo tutti? Sì, tutti. Però bisogna fare come ha detto l'avvocato, eh? Un assegno circolare di 1 milione l'1. Guardi diretta, noi gli vogliamo bene. Sì, sì. Metta una bella firmetta qua sotto e non ne parliamo più. Le condizioni sono più che vantaggiose, ma... Eh? Io non posso decidere così su due piedi. Ritornate fra qualche giorno e vedremo. Ma no, ma perché perdiamo tempo? Noi le vogliamo veramente bene e poi siamo gente seria, onesta. Oddio! Non è niente. Come non è niente? C'è la scossa forte. È il mio principale che mette la corrente quando si allontana il cassetto dei soldi. Malfidato. Come le dicevo, noi siamo... Io sono una persona onesta. No, non lo metto in dubbio, ma è assolutamente necessario che parli con il mio principale. Se lei firma subito, le diamo 1 milione di più. 3 milioni. Oh, 3 milioni? 3 milioni. Non posso. Scusate un momento. È qui di fuori al caffè.
Vado e torniamo subito. Datemi un'occhiata al negozio. E tanto ci ha scossa. Qui le cose si mettono male. Bisogna telefonare all'avvocato. Com'è il numero, signorina? 48 29 36. 48 29. Però non sono una signorina. Lo so, cara. Pronto? Avvocato? Siamo noi. E non va a firmare, avvocato. E non lo so, rimanda, dice fra qualche giorno. Avvocato, venga giù lei. E per lei ci riesce meglio, lei queste cose è più pratico. Sì, sì, siamo qua, non ci muoviamo. Sì, sì. Vogliono farti firmare? No, 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 non ho firmato. Certo che la somma è molto forte, ma io senza il suo permesso non firmo niente. Indubbiamente l'invenzione del tuo motorino è una cosa molto importante, ma quando l'avrai messa a punto, adesso non ha nessun valore. Ma quelli aspettano. E va bene, adesso vediamo. Le persone si giudicano dalla faccia. A me basta un'occhiata per capire con chi ho da fare. Vieni, vieni. Buongiorno. È lui, buongiorno. Senta, per favore, mi dà due lampadine a 250. Cosa fate voi altri due qui dentro il mio negozio? Via, fuori di qui, mascalzone! Fuori di qui! Sono quelli del contratto. Eh? Sono quelli del contratto. Sono... Del contratto. Noi siamo quelli del contratto. È perfettamente legale, adesso viene pure l'avvocato. Lei l'altra volta non deve aver afferrato bene. Forse non stava in onda. No, io ero in onda, ero afferrato. Sì. Insomma, alle corte, a voi interessa il mio operaio Marco, vero? Oh, sì, sì. Vabbè, ma se lui ha avuto successo, lo deve anche al mio aiuto. Vabbè, chi glielo nega? Mamma, ci metteremo d'accordo, ma no? Insomma, è mezz'ora che aspetto. Mi vuol dare queste due lampadine? Sì, ora vengo. Comunque io qui sono inutile. Quello che fa lui è ben fatto. Avete sentito? Sì, noi sì, noi sì. Vabbè. Abbiamo sentito. Allora, che Carlo? Per piacere, due pile. Dai, due lire. No, due lire. Vabbè, ma cosa si fa con questo? Niente, è un porto de mare, non si può parlare qui. Andiamo in un posto più tranquillo. Andiamo a prendere qualche cosa. E quello se non prende qualche cosa si sente male. Andiamo. Andiamo qua. Prego. Ma lo sa, signorina, che lei è veramente buona? Mi sorella sa, a chi ha detto buona? A chi ho detto? A chi mi pare? Perché che vuoi fare? No, perché mi sorella bisogna... A giovane, beh... Non vedi che quello è un cretino? Cretino, sì. C'ho cretino io. A lei. No, io compromette. Io? Ma che? L'ha detto a me, signorina. Ma va. Via pure lei che... Ma cammina. Vada via, un po', se può stare tranquilli, sa. A voi interessa il motorino? No, a noi Marco interessa, ma non come elettricista, come cantante. Ma perché Marco canta? Ma come, non l'ha mai sentito? Io no, mai. Adesso che ci penso, è vero, due o tre volte tornando in negozio ho sentito una bella voce, ma l'ho domandato anche lui, mi ha detto di no. Ma lei credeva che era la radio. Eh già. No. Ma se è così, è una voce magnifica, direi quasi meglio della mia. Ah, perché lei canta veramente? Giovanotto, parli male dei miei figli, ma mi lasci stare in canto. Perché il mio, più che un canto, è un ricamo. Senta, mani di fata, noi vorremmo lanciare questo Marco come cantante. A me la cosa interessa. Sì. Perché io chiudo bottega, pianto baracche e burattini e mi dedico completamente all'arte. Un momento. Lei che c'entra? Come che c'entra? E sono io che lo convinco. Quindi interessa anche a me l'affare, no? Siamo in tre e a me aspetta un terzo. Ma no, e con sti terzi siamo già in quattro. Perché c'entra anche lui? No, lui no. No. Ah, allora facciamo a mezzo. Beh, ne parliamo dopo. L'importante è sbrigarci, sennò qui perdiamo l'affare. Vabbè, intanto adesso Marco sta per andare in pensione. Così giovane? No, non è pensionato. Va in pensione, abita nella pensione. Ah. Io vado su e perro la causa, perché quel giovanotto a me mi sente. Beato lui, invece lei proprio. Sì. Dunque, fatemi vedere le modalità. I signori che cosa prendono? Niente. Anche a me. No, andiamo, va. Andiamo su. Come? Andiamo. E non si beve. Avanti. Oh, Marco, bravo. Volevo proprio ringraziarla del ventilatore. È straordinario. Oh, no, niente. Fa tanto caldo qui e io devo stare tutto il giorno chiusa a lavorare. E perché non si prende un po' di riposo? È impossibile, guardi qui. Ho una tesi da finire per stasera e sto appena a metà. Senta, dia retta a me, lascia andare la tesi e usciamo insieme. Io conosco un posticino dove si mangia... Non come qui, sa. Grazie, lei è molto gentile, ma io ho un impegno stasera e non può... Allora... Jolly. Dammi il busto, Jolly, ma che cosa fai? Cosa hai fatto? Cosa ha fatto? Ha fatto quello che fa sempre, quello che fanno tutti i cani quando uno ha la disgrazia di averli tra i piedi. Mi scusi, signora. Ma che scusi e scusi, come se le scuse bastassero. Ma guardate un po' in
una pensione. Sento, signor Marco, il suo Jolly porta la rivoluzione qua dentro. Come si fa? Signora, non si preoccupi, Jolly è un cane intelligente. Io gli parlo come una persona e lui è obbedientissimo. Sì, e anche l'altra volta mi ha detto lo stesso. Ma questa è l'ultima volta e mi obbedirà, vero Jolly? E se non lo fa, guai per lui. Prenderò il frustino. Sì, intanto anche ieri ha nascosto il reggiseno alla signora Edvige. Vergognati! Non fare l'ipocrita adesso! Lui lo fa per giocare. Sì, ma andando avanti così mi manda via tutti i pensionanti. Mamma, dov'è il mio vestito blu? L'ho dato a stirare a Giulia, permesso. Giulia? Jolly? Per colpa tua ora dobbiamo sgombrare. Perché? Perché, non ha sentito? Siamo poco graditi. Ti vuole molto bene, vero? Signorina, nella vita c'è sempre il bisogno d'amare qualcuno. E lui è il mio più caro amico. So, andiamo, Jolly, vieni. Belle figure mi fai fare. Ciao. Ciao. Ne hai ancora per molto? No, sarò pronta fra un momento. Dove andiamo? Non so, decideremo, Enrico, tu hai qualcosa che non va. Perché non me lo dici? Confidati con me, caro. Io non devo confidare niente a nessuno. Sembalor. Ciao Giulia. Salve. C'è Marco? È in dalla camera su. È in camera. Eccolo là. Ci parlo io, Avvocato, mi raccomando, State tranquilli. Salve, salve Marco. Guarda, io ho già parlato qui con i signori. Con noi? Noi sì. Anche lui è propenso per la firma. Sì, ma io l'affare lo vedo molto bene, Sì, e poi io come legale dei signori posso garantire che il contratto giuridicamente è perfetto, non fa una grinza. E va bene, accomodatevi. Andiamo. Andiamo. Oh. Questa non è la casa, non vuol chiamare. Desidera? Il signor Enrico Bracco, c'è. Non so se è in casa, lei chi è? Brigadiere Bianchero. Signora? Che c'è, Giulia? C'è un brigadiere che chiede don signorino. Buongiorno, brigadiere. Buongiorno. Voleva parlare con mio figlio? Sì, non c'è. Sì, deve essere in casa. No, è uscito. È uscito proprio un momento fa, non ha neanche detto se torna stasera. Beh, allora non c'è. Pazienza. Ma perché? Di che cosa si tratta? La mattina il cane, la sera il cane, sempre tra i piedi, quando mai. E allora? Mi dispiace, signora, ma non posso dirne niente. Il commissario desidera vedere suo figlio. Lo manda da noi appena rientra. Va bene, senz'altro, ma intanto lei potrebbe farmi sapere di che cosa si tratta. Io sono la madre, lei capisce. Niente di grave, è una formalità. Arrivederci, signora. Arrivederci. È andato via. Grazie. Chiunque viene, io non ci sono per nessuno, Esco dalla porta di servizio. Guarda un po'. Sì. Meno male che se n'è andato. Ha messo il brigadiere che ci avesse sempre appresso, vero? Ma non ti preoccupare, che nulla ha con noi. Questi sono tre assegni da un milione. Lei mette una firma qua sotto e siamo a posto. Giovannotto, qui comincia la sua fortuna. Certo che 3 milioni sono tanti, Se sapesse quanto abbiamo rubato, Le ore. Le ore al sonno abbiamo rubato lavorando la notte e il giorno per farsi i soldi. Avanti, firma. Jolly, che dobbiamo fare? Firmiamo? Dite sì. Ha detto di sì. Brava. Meno male. Avete una penna? Sì. Ecco. Ce l'ho io. Oh, ma questa è la mia. E questa è la mia. E quella lì è la mia, ma ti dico io. Ecco fatto. Tieni. Grazie. Scusate un momento, torno subito. Ragazzi, avete visto? Tutto è andato liscio come l'olio. È già liscio come l'olio. Liscio come l'olio. Sono io che l'ho convinto. Vabbè, ma il contratto l'ho steso io. È già, ma io l'ho convinto a firmare. Vabbè, ma non litigate, tanto siamo tutti soci. Come? È socio anche lui. Purtroppo. Ma ragazzi, guardate che al mio terzo non ci rinuncio. Vabbè, anche io al mio. Vabbè. Vuol dire che loro due si accontenteranno di un terzo. Lo sapevo che andava a finire così. E non ti preoccupare. Ecco qua, questi sono i disegni della mia invenzione. Senti Marco, c'è un equivoco. Ai signori non interessa la tua invenzione. Non interessa? E allora i 3 milioni? È per la tua voce, per il canto. Cosa? Io cantare? Ma voi siete pazzi. Ma che pazzi, lei ha firmato, i soldi ce l'ha in mano. Oh, per me potete anche riprenderveli. Ma perché non vuoi cantare? Ma perché non posso? Ma come l'altra notte in casa del commendator Cocciale l'abbiamo sentito noi cantare. Eravate lì? Nelle vicinanze. Anche lei era lì? No, no, io di mestiere faccio l'avvocato, perciò... Ma scusa, perché l'altra sera hai cantato e adesso non vuoi più cantare? Perché ero solo. E mica gli famo fai duetti. Io avrei un'idea. Quale?
perché non canta con gli occhi chiusi? Basta, preti! No. Signori, sentite, potete chiedermi qualunque cosa, anche di rubare, ma... Sì, perché gli sembra facile. Ma cantare davanti a delle persone non è possibile, è più forte di me. Scusate, andiamo, Jolly. Credo non voglia accettare. Esce, signorina? Sì. Ma il suo lavoro, la tesi? Arrivederla, signor Marco. Questo ci marcia, lo dico io. Ma perché vi preoccupate? Il contratto è firmato, le palanche ce l'abbiamo date. Vuoi vedere che quello si sta a mettere d'accordo col commendator Cocciaglia? Quello è impresario lirico. E se ci andassimo da sti impresario lirico? Amico mio, vengo anch'io. Non c'è bisogno, bastiamo noi. Vabbè, ma allora andate a nome mio. Ma sarebbe bene portare anche il signor Marco, no? Ma non dica stupidaggini, signorina. Avvocato. Avvocato. Avvocato, basta! Io do le mie dimissioni. E perché? Perché non posso sentirmi chiamare signorina per la mia dignità di uomo, mi offende. Ma non dica stupidate, che mia sorella ha 10 anni che la chiamano signorina, non si è mai offesa. Sì, ma è umiliante. Avvocato, va bene, vuol dire che non la chiamerò più così. Grazie, avvocato. Prego, signorina. Avvocato! Sì, sì, sì. Non mi muovo. L'aspetto qui. Grazie. Come? Non ti muovi? Ma caro, non è possibile. Io non posso aspettare. Qua dobbiamo andare a teatro. A teatro? A teatro? Vedi, cara, io ti voglio molto bene, ma tu hai il dono di esasperarmi ogni volta che mi rivolgi la parola. Io? Sì, tu. Tu apri bocca e io divento nervoso. Caro, non essere nervoso. La cassaforte è intatta. Di che cosa ti lamenti? Ah, perché secondo te uno dovrebbe lamentarsi soltanto quando è stato derubato di tutto, quando è ridotto sull'astrico. Ma che cosa ti hanno rubato? Un ventagliuccio da 4 soldi. Un ventagliuccio da 4 soldi, un ventaglio del 700 dipinto a mano. E quella natura morta che mi hanno tagliato. Una cosa preziosissima, di inestimabile valore. Quel quadro, ma di la verità, che l'hai comperato su una bancarella. Ma che bancarella? Caro Angelo. E poi questo non è un furto, questo è un dispetto. Qualcuno si è voluto vendicare di te, qualcuno che era stanco di farsi sfruttare. Sfruttare? Ma io ho fatto la fortuna di centinaia di cantanti. No, sono loro che hanno fatto la tua. Ah sì, ma io le ho raccolte dalla strada, dal fango, e le ho portate alla gloria, come quell'ingrato di Trinelli. Ah, il barbiere faceva, e oggi è il più grande tenore del mondo. Canta al Metropolita. Ma perché ridi? Perché lo sapevo che giro e giro avresti finito col parlare del signor Trinelli. Sì. Ti secca, vero, che ti piange? Mi secca moltissimo, perché io martedì devo partire per il Sud America, in aereo, e non per andare a fare una grande stagione, per andare a disdire i contratti, capisci? Oh, ma Trinelli io l'ho creato e io lo distruggo. Ma tu lo distruggi proprio niente. Semi di zucca dappertutto, semi di zucca per tutta casa. Io vorrei sapere chi è che ha gettato questi semi di zucca. Darei 1 milione per saperlo. 1 milione, caro, tu non ti conosci bene, non sai che valore hanno i milioni. Non lo so, lo so benissimo. Ne darei 10, ne darei 20, 100 di milioni per sapere chi sono questi mascalzoni. Voi non parlate, lasciate fare a me. I signori desiderano? C'è il commendator Cocciaglia. Loro sono della polizia? No, 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 ci manda il signor Bossoli. Prego. No, conosco la strada. Levete il cappello. Caro, ti prego, cerca di sbrigarti, altrimenti non mi trovi più. Oh, cosa vuoi che mi porti? Cosa c'è? Commendatore, ci sono dei signori. Chi sono? Li manda il signor Bossoli. A Bossoli, eh? È lui che aveva le chiavi. Adesso li accomodo io. Eccolo. Commendatore, prego, si accomodino. Sì. Dunque loro vengono da parte del signor Bossoli, vero? Sì, sì. Loro conoscono molto bene il signor Bossoli. Intimamente. Siamo fratelli di latte. Ecco, sì. Benissimo. E allora dicono al signor Bossoli che è un gran mascalzone. E questa volta l'accomodo io. Vieni un po' qua. Hai sentito che gli devi dire? Che è un gran mascalzone e che stavolta l'accomoda lui. Diglielo a quell'amico tuo. Sì. Perché è amico suo, noi non lo conosciamo proprio. Ma come lei poco fa ha detto che è suo fratello di latte? No, lui. Suo, lui. Suo fratello di latte. Ma suo di chi? Chi è questo signore? Sono il testimone. Testimone? Va a testimonia dell'ate, no. Insomma, va, che non è altro. No, andiamo da pari col commendatore. Lasciamo perdere Bossoli. Sì. Commendatore, lei lancia cantanti? Sì, perché?
Perché noi ci abbiamo un contratto legale, di ferro, proprio, proprio fatto con l'avvocato, col più grande tenore del mondo. Chi è? Adesso che gli diciamo chi è, lei fa un salto. No, non faccio salti, io non salto mai. Va a vedere che salto. No. È l'elettricista. Elettricista? Sì. Elettricista. L'elettricista Marco. Marco. Mai sentito nominare. È inutile fa finta che non lo conosci. Tanto oramai ha firmato, è nostro, sì. È incalappiato. Marco Relli. Non lo conosco. Questo non lo conosce veramente, sbagliando. Il destino, è uno scherzo del destino. Cioè, abbiamo sbagliato. Scusi tanto. Scusi, cosa c'è? Devi darmi 1 milione. Ma perché? Guarda cosa ho trovato. La scarpa. E non hai visto mai una scarpa? Che è queste cose? No. Permettono. Ma cosa c'entra questo? Era sotto il comò, è tua? No, non è mia. Allora sarà di quei tuoi visitatori notturni. Già, è vero. Dammi 1 milione. No, un momento, cara. Bisogna prima trovare il padrone della scarpa. Ma è semplice, caro. Tu conosci la storia di Cenerentola, no? Sì, ma... Bisogna provare la scarpa tante volte finché non si trova il piede a cui va bene. Vedi, per esempio, io la proverei a quel signore lì. Dovrebbe andargli bene, no? Con quella faccia. Ah, signor, ma che c'entra la faccia? Scusi, ma che le scarpe si mettono in testa? E scarpe... Calma, calma, giovanotto! Cosa c'è? Un brigadiere mandato dal commissario. Ah, capita a proposito, Che aspetti un momento. Ah, semi di zucca, Ma... Questi sì che valgono più di 1 milione. Commendatore, ma niente, lei ha il dubbio che siamo stati noi a... No, per carità, non ho il dubbio, ho la certezza. Ma che c'entra, i bruscolini mangia tutta Roma, quelli fanno bene al verme solitario. Commendatore, ma le pare possibile che se fossimo stati noi saremmo venuti qui a proporle un affare? Un affare poi buono. Quel ragazzo ha veramente una voce d'oro. Già, vero, voi venite qui a propormi un affare buono? Sarebbe idiota che io vi mandassi in galera, vero? Sarebbe idiota. Senti, cara... Vuoi mettere al sicuro questa scarpa e questi bruscolini? Nella cassaforte. Nella cassaforte, ecco. Voi aspettate un momento, Piccoli, state attenti, se lui ci si mette è più ladro di voi. No, qui bisogna sguaiarsi. E da dove? Da finestra. Che... Sei fissato, te la finestra, buttaci i bruscolini dalla finestra. Che fa? Qui come ci muoviamo svagamo. Vai a sentire quello che dicono. Che destino. Brigadiere, mi dispiace di averla disturbata, ma per il momento non posso dirle altro. Però se ha qualche pezzo da sospetto ha il dovere di segnalarmelo, Si capisce? E cosa c'è? Il cappello. Ah, la cameriera, glielo porterà subito. Permette. Signorina? Io... Voi? Io non c'entro, sa... Forse qualcuno l'ha preso. Ma io non l'ho preso. Sono qui per fare il testimone. Ma che c'entra il testimone? Parlo del cappello e dell'ombrello, Grazie, signorina. Prego. Signorina. Io per oggi non ho creduto opportuno denunciarvi. Vabbè, lo poteva pure fare perché noi abbiamo la coscienza tranquilla. Però sono sempre in tempo per farlo. Comunque ricordatevi, io martedì mattina parto in aereo per Sud America. Prima di martedì deve venire fuori il cantante. Su questo stia proprio tranquillo. La scarpa in cassaforte. Se tentate di imbrogliarmi, vi mando in galera tutti e due. No, il cantante c'è. No, c'è. Jolly, tu vai a casa, io vengo dopo. No, non voglio che tu rimanga qui. È inutile che mi guardi. Prendi il tuo cestino e vattene, su. Beh, cosa aspetti, vai. Oh, così, bravo. Ciao, e dritto a casa, Spettacol divino. Oh, paradiso.
che voce meravigliosa che c'ha. È chiuso, passiamo di qua. Avvocato, noi andiamo a chiamare il commendator Cocciaia. Sì, bisogna far presto perché stava per uscire. Ma sì, è proprio necessario. Necessarissimo. Ma poi con lui vuole entrare nell'affare. Avvocato, se non entra nell'affare lui, entriamo in galera noi. Però guardate che incide sulla vostra quota, perché io alla mia terza parte non ci rinuncio mica. Va bene, avvocato, avvocato dei ladri. Secondo. Questa è la Ida. Che Ida è l'africana. Ebbene, la Ida non è africana, è negra e etiope. Per me è la Ida. Per me è l'africana, eh? Per me è l'elettricista. Io ho da fare, devo andare via. Un momento, no, perché? Perché non ce ne canta ancora un pezzettino qualcosa? Bis, su, bis. Andiamo, Marchino, continua, cantavi così bene, un pezzettino, su. Ecco, è lì, commendatore. Commendatore, sentirà che roba, venga, venga, venga. Bella voce. Se non si sente niente. Perché ha finito il primo pezzo, adesso attacca il secondo. E allora entriamo, no? No, 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 da qua no, dal retro. Prego, sì. Si accomodi, prego. È chiuso, là, 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 qua. Qui, 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 ma non sento niente, non vedo niente. La carrozzina! Sulla carrozzina, va. Reggerà? Più qua, più qua. C'è la catena. Allora, se regga a me. Forza. Su. E su. Ve lo dico come un'amica e anche come legale. Non cambi le carte in tavola, qua si tratta di palanche, di soldi. Ma si capisce, è per la tua convenienza. Andiamo, su, canta. Senta, sentite per l'ultima volta. Io non ho mai cantato e non canterò mai. Non fa altro che aggravare la situazione. Ti ho telefonato per farmi portare della biancheria, non per ascoltare delle prediche. Il brigadiere dice che faresti molto meglio a presentarti. Non ho nessuna intenzione di finire in prigione. Ma se hai sbagliato devi pagare. Ma la vuoi capire che presentandomi non ho più nessuna speranza? Finché sono fuori posso darmi da fare per far ritirare la denuncia, per uscire da questo guaio. Ma no, faremo noi tutto quanto è possibile. E faremo anche meglio. Tu finiresti col commettere qualche sciocchezza. Pensare che fino a poco tempo fa avevi paura delle guardie solo quando mi baciavi. Ebbene,
Le dirò, signora, Liliana è di là? Sì, è di là. Liliana? Allora, sei riuscita a combinarmi l'appuntamento? Ma Enza, farsi ricevere dalle persone importanti non è mica una cosa tanto semplice. Ma tu dovevi riuscire, sei la sua segretaria. E poi lo sai quanto sia urgente parlargli. Lo so, cara, ma non mi è stato possibile. Tanto se vai da sola fai lo stesso un buco nell'acqua. Ma allora come si fa? È tutto il giorno che ci sto pensando. L'unica sarebbe che tu l'incontrassi così, per caso. Già, ma bisognerebbe conoscere le sue abitudini. Ma io le conosco benissimo le sue abitudini. Questa sera, per esempio, al Belvedere, ha invitato a cena tutti i dirigenti delle agenzie che hanno partecipato al congresso. Basterà che ci andiamo anche noi. Già. Ma è un locale notturno e noi due ragazze sole, come si fa? Certo che se ci accompagna qualcuno è meglio, eh. Forse... Ah, sì, ho trovato. Lui certo non mi dirà di no. Va pure a prepararti. Brunetta laggiù che non gli toglie gli occhi di dosso proprio. Buonasera. No, è la mia segretaria. Ah, mica male, con una segretaria così in ufficio si lavora volentieri. Allora, e quell'altra ragazza chi è? L'usciere per caso? Ma no, perché non le inviti? Faremo finta di aver avuto l'avventura, eh? No, no, non lo vedi che non è solo, no? Perché? E poi non mi conviene, domattina mi chiederebbe subito un aumento di stipendio. No, è giusto, dai. Scusate un momento, eh? Prego. Buonasera, commendatore. Mi aveva chiamata? Ma veramente no. Però possiamo invitarla noi, eh? Beh, io non l'ho chiamata, ma se non fosse stata in compagnia e fosse venuta al nostro tavolo, ci avrebbe fatto molto piacere. Già, ma io veramente sono con un'amica. Questa è una qualità. No, io mi riferivo al giovanotto. No, lui non conta, è tanto buono. Anzi, la mia amica desiderava tanto conoscerla. Me. Non credevo alla mia età di poter fare ancora delle conquiste. Noi che perdimmo pace al suono, non ci ricimmo mai perché. Bocca che vasa non ne vanno, non so sti bocca in me. Pure te chiama non risponde. Riconosco di non essere il compagno ideale per una serata come questa. Oh no, Marco, perché? Tieni, ma c'è così, anima e cuore. Non c'è la sanno più, manco per l'ora. Non le ricorda niente questa canzone? Sì. L'abbiamo ascoltata insieme la prima volta, quando ancora non era così conosciuta. Già, tutto bene, andiamo. Scusate, signor Marco, la porto via per un istante. Torniamo subito. Prego. Un momento solo, Marco. Mi scusi. Che c'è vicino a me, parole amare. Si ho bene può campare con un respiro. Si smani e pure tu. Chi sta amore, tenino c'è così, anima e cuore.
L'hanno piantato solo. È meglio, adesso ci mandiamo Gina e suo lavora subito. Certo che in molte cose siamo più serie noi delle ragazze serie. Andare a sentire. Adesso noi andiamo là. Poi con una scusa, uno per uno ci squagliamo. Tu rimani sola con lui. Il resto è affare tuo. Tieni presente che è innamorato di quella ragazza. Tu gliela devi far scordare. Proviamo un po'. Ho compiuto molte imprese con voi, ma questa è la più difficile. Ah, se io fossi al posto di Marco, mi lascerei subito conquistare. Andiamo. Anima già così, amma cuore. In tutta la città e tu folleggi nei locali notturni. Sono contento di vedervi. Accomodatevi, prego. Conosci la signorina? Sì. No, no, questa è una signorina vera. Permetti? La signorina Gina e il signor Marco. Piacere. Piacere mio. Prego. Eccoci qua, eh. Che bella serata, eh. Perché te grifi? Le piace la musica? Sì. Le piacciono le canzoni allegre o quelle sentimentali? Per me è indifferente. A me piacciono molto quelle sentimentali. Insomma, si può sapere che cosa stai guardando con tanta insistenza? Pensavo che questa sera puoi stare tranquillo, che a casa non ci ruberanno niente. Cosa vuoi dire? I tuoi amici sono tutti qui. Cameriere, altre due coppe. Ci apra questa bottiglia, permesso. Tu sei tanto furbo e tanto ingenuo. Ti credi di essere un grand'uomo e poi ti lasci prendere per il naso da quei quattro ladri di galline. Guarda, guarda come si divertono quei soldi tuoi. Non hai ancora detta l'ultima parola. Scusate, ma entrando ho visto un amico. Se permettete vado a salutarlo. Oh, figurati. Non sappiamo cosa farne della tua presenza. Beh, che razza di uomini siete? Non balla nessuno? Come? E lei non balla? Io non posso, mi fa male una gamba. Allora io vado, eh. Dove deve andare? Non lo so, mi hanno detto che devo andare e quando uno deve andare è meglio che va, se no... Con permesso. Salve. Che bella serata. È una serata come tutte le altre. Io la trovo diversa, ma in meglio, naturalmente. Andiamo. Ma che fa, non viene? Non lo so. Devo andare a prendere le sigarette. Guardi, prenda le mie. Oh, grazie, ma queste sono un po' leggere, io fumo pesante. Ci sono quelle della signorina, lei permette, vero? Grazie, signorina, ben gentile. Non l'ho mai vista fumare. Voglio prendere il vizio. Non fuma adesso? No, ho pensato che è meglio di no. Bella questa canzone, vado a dire all'orchestra di risuonarla. No, 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 non serve. Ah, ho capito, vado a dire di non risuonarla. Signor Bossoli. Sì, sì, scusate. Quanto? Eccolo. Era ora. E vabbè, non mi lasciava venire via. Ragazzi, mi sa che quello si è accorto di qualche cosa, eh? Oh, speriamo di no. Se no quello non canta neanche stasera. Noi abbiamo promesso all'impresario di farlo cantare entro tre giorni, e so guai. Andiamoci a mettersi del lima. Aveva paura di rimanere solo con me? Paura? No. L'unica mia paura era quella di poterla annoiare. E chi le dice che a me non piacciono i tipi taciturni? Allora, commendatore? E va bene, domani. Domani a casa mia. Dopo le darò l'indirizzo, eh? Carina. Ma non è quella signorina che era seduta poco fa qui con lei? Sì, ma ha trovato degli amici e allora... Non è stata molto cortese. Peccato, così giovane. Scusi tanto, signorina, io devo andare. Lei permette, vero? Arrivederla. L'amore ha fatto sciopero e sciopera contro di te. E in lotta un cuore povero che chiede qualcosa per sé. Non mi dire aspetta, tutto col tempo darò. Solo un bacio, una stretta, non dire di no. Mi puoi dare, non farmi danno. L'amore ha fatto sciopero
amore ha fatto sciopero. Di Verdi? Rosin. Non mi dire, aspetta, tutto col tempo darò. Solo un bacio, una stretta, non dire di no, mi puoi dare, non farmi danno. L'amore ha fatto sciopero e sciopera contro di te. Eccola, dove va? Gina, ma dove vai? Vi stavo cercando. Un'altra volta affari di questo genere e andate a proporli a un'altra. Ah, non mica t'avevamo detto d'ammazzarlo, del resto credevamo di fargli piacere. In fondo è un uomo anche lui, no? Io con un tipo come lei, per esempio, ci starei. Lei sì, ma lui no. Ma non vi siete accorti che non le staccava gli occhi di dosso a quella ragazzina? Enza. Io non lo so, ma certo se quella era al posto mio avevate risolto il problema. Tu guarda se ce ne va bene una. Mo. Sentite, un sistema c'è. Se volete rimango con voi, però voglio entrare nell'affare. Non so bene di che si tratti. Ma voi non siete gente che lavora a vuoto. E vabbè, vuol dire che ci metteremo d'accordo. Ah, no, 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 no. Se volete che me ne occupi, mi dovete dare un terzo degli utili. Ma come, c'è un pollo solo e già sono in cinque e tutti vanno la coscia. Attenzione! L'orchestra suonerà per voi. Hanno rubato Madonna Luna. Oh, è inutile che guardi, sa, perché stavolta di giuro non sono stato io. Oh, avvocato. Buongiorno. Ah, siete qui, ragazzi? Sì. Mi sa che vi siete cacciati in un imbroglio che per tirarvici fuori ci vuole tutta la mia abilità. Avvocato, non cominciamo, eh? Abbiamo dichiarato che siamo diventate persone per bene. Sì, ma c'è qualcuno che non ci crede. Ha pensato bene di denunciarvi. Denunciarci? E perché? E chi è stato? È il commendator Cocciaglia. Ma se siamo soci. Cosa ha rubato anche a lui? Ma no, siamo soci nell'affare del canto. Vatta a fidare dei commendatori, va. In ogni modo, io ho saputo la cosa per via ufficiosa da un mio confidente. Vabbè, ma si può sapere perché ci ha denunciato? Non l'ha ancora fatto, ma ha minacciato di farlo. E con quale diritto? Con quali prove? Mi pare che sia sparito anche un ventaglio di valore. Sputa! Che mi fai piacere. Non cominciamo. Abbiamo giurato che non abbiamo toccato niente. Niente. Che mo me guardi a me. Che niente, niente vuoi che ho preso io, mo? No. Non lo so. Che non lo so. Avvocato, il ventaglio in questione aveva il manico d'avorio. Precisamente. Era in seta in oro ricamata. Precisamente. E c'era un giapponese con una... Oh. No, quando vuoi sapere, era un cinese che faceva la danza dei ventagli. E non l'hai visto. Come fossi, no, c'è gambe, se l'ho visto. E c'è giura pure. Ho ricordo. Non ho preso, non ho preso. Ah, ad ogni modo, la cosa è questa, che se la denuncia viene presentata, state attenti, che per tirarvici fuori, oltre che l'abilità mia, ci vogliono un sacco di soldi e vostri. Vabbè, in quanto a questo non si preoccupi perché è questione di ore. Sì. Abbiamo avuto un'idea. Sì, qual è? Vabbè, non la diciamo per scaramanzia, ma... Poi gli abbiamo messo vicino quel popò di donna, una donna avvocata che... una cannonata. Che donna! Ma quello lì non aveva un debole per quella ragazza della pensione? Già, il guaio è che la ragazza della pensione ha un debole per un altro. Te! No. Mi spiace, signorina, mi spiace moltissimo, ma io non posso proprio farci niente. Grazie. Quel ragazzo ha sbagliato, bisogna che paghi. Ma le ho detto che non può restituire subito tutto quel denaro. Ma è quello che doveva pensare prima di prenderlo. Sì, lo so, ma se lei volesse... No, signorina, guardi, anche se io volessi non potrei farlo. Io non dispongo di una simile cifra. Lei è padronissima di non crederlo, ma è così. Io dirigo un'industria che dà lavoro a migliaia di operai. Ognuno di questi quadri vale almeno il doppio della cifra di cui lei ha bisogno. Ma io, disgraziatamente, non ne posseggo nemmeno la metà. Lei non può credere di quanto poco denaro liquido disponiamo oggi noi cosiddetti ricchi. No, lo so quello che lei pensa. Basterebbe vendere uno di questi quadri, eh? No. Mi dispiace, ma sarebbe troppo. Oppure lei è venuta qui, magari con l'intenzione di sacrificarsi. Ai commendatori piacciono le belle ragazze, e allora... No, non si offenda. Guardi, io ho qualche anno più di lei. Volevo darle dei consigli per evitarle dei passi falsi. Carlo? Sì? Prego. Carlo, hanno voluto salutarti prima di uscire. Ah, sì. Ciao. I miei bambini. Dunque, signorina, come le dicevo, se io approfittassi di lei sarei un mascalzone, no? Se le aiutassi senza approfittarne, la gente non lo crederebbe, io sarei un mascalzone lo stesso. E poi dovrei anche litigare con mia moglie. No. Nia Retta, non c'è nessun bravo giovane al mondo che meriti certi sacrifici. Sì. E oltretutto quell'Emilio... Enrico. Beh, va bene. Emilio, Enrico, quello che sia, non mi sembra neanche un bravo giovane, sa? È
Ma qui sono le 11, questi ancora non si vedono. Ecco, signore. Grazie. Per lui. Le visite si pagano anticipate. Ma guardi che il malato ancora non è arrivato. Non ha importanza. Lei ha fissato l'appuntamento. Sì. Sono 40.000 lire. Sole. 40. È caro, però. Ma è molto bravo, è il migliore che io conosca. Perché, ne conosce parecchi? No, conosco solo lui, ma è il migliore. L'ha guarito da qualche cosa? No, no, non a me. Ah. Ha guarito mia cugina. Sì. Aveva la mania di dormire sul davanzale della finestra. Lui l'ha visitata, gli ha subito fatto cambiare casa. Lei abitava al mezzanino, l'ha mandata su al quinto piano. Ed è guarita? Se non cadeva, guariva. Ma è molto bravo, Ma Marco non dorme mica sulle finestre? Ma è sempre una forma di mania. Eccoli. Che? Oh, finalmente. È Marco. Non è voluto venire. Non c'è stato niente da fare, non si sentiva. E poi ha detto che in vita sua non si è mai fatto visitare da nessuno. Fortuna che hai dichiarato che se te ci mettevi tu. Sai, è rimasto male per quella ragazza di ieri sera. L'ha lasciato così solo. Vabbè, ma intanto qui cosa facciamo? Ce ne andiamo, no? Come ce ne andiamo? Ho cacciato 40.000 lire. Sì. Qui qualcuno bisogna pure che si fa visitare, no? Tu hai... Sì, io... Sì. Chi facciamo visitare? Lui. Ecco. Che ci trovo... Grazie, dottore. Grazie. Che professore. Ma se camminava così pure quando è entrato. Prego. Prego. Ma che devo fare io? Accusa gli stessi sintomi di Marco. Ma io ho paura. Dici che non puoi cantare. Buongiorno, amici. Buongiorno. Ma noi ci conosciamo? No, non mi sembra. Ma come, non è lei che aveva la mania di conoscere tutti quelli che vedeva? E io l'ho curato. No, no, no. Strano, eppure mi sembra di conoscerla. Anche lei mi sembra di conoscerla. Può darsi, a me mi conosce tanta gente. L'altro anno, a Viareggio, si ricorda? No, non ci sono mai stata. Ecco, glielo dicevo che ci siamo conosciuti lì. E anche lui mi sembra di conoscere. Lei invece non la conosco. Ma sì che mi conosce e ci siamo conosciuti. Ah, ho capito. È lei che ha la mania di conoscere quelli che non conosce. Ma non ha importanza, ditemi pure tutto. Chi è il paziente? È lui. Hanno detto che devo essere io. Bene, mi sarebbe dispiaciuto se questi due simpatici giovani e questa magnifica signorina avessero avuto bisogno delle mie cure. E di che si tratta, sentiamo? Ecco, dottore, al nostro amico succede una cosa piuttosto grave. Non riesce a cantare. Meglio così, miei cari. Vi pare che con i momenti che stiamo attraversando sia proprio il caso di mettersi a cantare? Già, ma vede, dottore, per noi sarebbe molto importante che lui cantasse. Perché? Vi volete sbarazzare di lui? Ma no, cosa dice? Dico che con quella faccia che si ritrova, se si mette a cantare, lo mettono dentro. Ma si tratta di una voce eccezionale. Se riusciamo a farlo cantare, sarà la nostra fortuna. Perché, vede, dottore, se lui è solo, canta. Ma se c'è qualcuno, non può, non può. Allora vedremo di fare qualcosa. Chiuda gli occhi. Chiuda. Chiudi gli occhi. Adesso noi ce ne andiamo tutti, così lei può cantare. Chiudi, chiudi. Non ne farà mica male. Ma non te fa niente. Ecco, noi ce ne siamo andati. È vero che ce ne siamo andati? Io sono andato a comprare le sigarette. Io sono di là con l'infermiera. Io vado via. La signorina è con me nel salottino privato. Quindi... lei è completamente solo. Provi un po' a cantare. Tu che a Dio spiegasti l'ale, oh bell'alma innamorata, ti rivolgi a me placata, te conceda il nome in ciel. Oh bell'alma innamorata, oh bell'alma innamorata, te congiungi il nome in ciel. Oh bell'alma innamorata, oh bell'alma innamorata, a te congiungi il nome in ciel. Oh bell'alma innamorata. Non ce la faccio. Ma il sistema è così semplice. Tu chiudi gli occhi, noi ce ne andiamo e continui a cantare tranquillamente. È inutile, perdete il vostro tempo, non posso. Marco, ma come facciamo? Adesso abbiamo invitato pure il commendator Cocciaglia. Lui.
L'avete invitato? Sì. E adesso arrangiatevi voi. Vabbè, non l'abbiamo mica invitato. Così, a prendere un caffè. C'era simpatico. Avvocato, accompagni di là, per favore, io. Va. Su, coraggio, un po' di coraggio. Marco, faccio il tuo piacere. La giacca ce la prendo io. Su. Ehi, io ho un'idea. Quale? Ci sono delle cose contagiose, no? Il riso, il pianto. La scarlattina. No, dicevo, il canto. Bisognerebbe attaccarglielo. E come si fa a attaccare il canto? Ah, è chiaro. Cantiamo tutti in coro. A un certo momento stiamo zitti, lui canta da solo. Ecco, che cantiamo? Quella lì dello sciopero che abbiamo sentito. Sì, e come facciamo a arrivarci? È un bel discorso, andiamo a finire allo sciopero. Parliamo dello sciopero dei portuali di Santos. Con il caffè, Tu dici, quanto è buono questo caffè. Caro commendatore, ecco il nostro simpatico Marco, eh? Buongiorno. Prendiamo un bel caffè, eh? Un caffè per il commendatore, lo gradisce? No, prima le signore. Sono veramente felice di trovarmi in mezzo a questa gente così simpatica. Oh, non dice mai quello che pensa. E lei, signora? Qualche volta, ma ora c'è troppa gente. Al commendatore. Ah, grazie. Tu lo prendi il caffè? No, io già. No, e tu lo devi prendere. Ah, a Santos? Sì, sì. Dopo. Com'è buono questo caffè? Vero? Sì, è buono, avvocato. Ah, è buono, a Santos? Peccato che è così caro. Perché, perché? Perché a Santos i portuali hanno fatto sciopero. Oh, a proposito di sciopero, vi ricordate quella canzoncina che abbiamo sentito ieri sera che fa l'amore ha fatto sciopero? Oh, bella. Vogliamo cantarla. Ma perché bravi. C'è anche il piano. Tutti insieme. Bravi. Tutti? Sì, tutti. Venga, commentatore. Non io che canto. Lui siete nuovi. Vabbè, dopo. Viene anche lui. Prima tutti insieme. Marco, andiamo. Vieni anche su. Te. Facciamo un corretto, così. Allegria. Avvocato, suoni. Ma io non so mica suonare. Non importa, a orecchio. Sì, ma con gli occhi chiusi, però. Tutti con gli occhi chiusi. Sì. Vale. Provate. Chiuda gli occhi anche lei, signorina. Ecco, se ciechi, commenta due. Chiudiamo. Uno e due. L'amore ha fatto sciopero, si è messo in rivolta per te. Se amore un sole povero, che cerca qualcosa per sé. L'amore ha fatto sciopero, se cerca qualcosa per sé. L'amore ha fatto sciopero, se cerca qualcosa. Prego, signori, il gran cantante è andato via. Calma, commendatore, calma, eh? Calma, commendatore. Calma. Calmissimo. Questa è l'ultima volta che voi vi prendete gioco di me. Io esco dall'affare, ma vi giuro che avrete presto mie notizie, eh? Vieni, tesoro. Sì. Quello che denuncia. Avrà detto la verità? Questa volta credo di sì. Credimi, Marco, tu stai dando un calcio alla fortuna. E poi con quei signori ti sei impegnato. Io non vorrei che ti facessero qualche brutto scherzo. Lo dico per te perché io non ho nessun interesse. Credimi che hai una voce che bisogna sfruttarla. È un delitto. Gianni, vieni qui, dove vai? Ecco, porta sempre da mangiare al coniglio. Un giorno o l'altro lo farà scappare. Ma Marco! John, lascia stare il coniglio. Vieni qui. John, su. Credo, vieni. Mamma, credo mi farei impazzire. Ma è possibile che non si possa trovare una via di uscita? E se andassi a parlare io con quel signore? È stato irremovibile. Non ha voluto sentire nessuna ragione. Sono stata io a casa sua. Non c'è proprio niente da fare. L'unico modo per fargli ritirare la denuncia sarebbe di restituirgli il denaro. Ma come si fa a trovare una somma simile? Se non ci fossero le ipoteche avrei venduto la pensione. Non piangere, Enza, non piangere. Vedrai che in qualche modo faremo, non so come, ma... Ho un tale rimorso, signora. Crede che sia stato bene farlo andare a costituirsi? Sì, sì, certo. E se parlassimo con quell'avvocato? Quello che viene qui, l'avvocato Pelletti? Sì. Dicono che sia molto bravo in queste cose, vero? L'avvocato. Ah. Venga, avvocato, si accomodi. Ragazzi, coraggio, eh. Che è successo? È successo che la denuncia è arrivata dritta come un fuso, crack. E ve l'avevo detto io. Quando dice una cosa l'avvocato Pelletti... Avvocato Pelletti, niente, portasse iella. Ma ad ogni modo, coraggio, eh. Si rimedia tutto. Certo, ci vorrà un po' di soldi. Casca proprio bene, non ci avevamo una lira. Ecco. Allora qua l'affare diventa grave. Se vabbè, ma c'è di almeno il tempo di andargli a prendere in banca, no? Ah, allora andate, le banche sono ancora aperte. No. È quello che non ci vuole mandare. E noi lavoriamo a banche chiuse, di notti. Ragazzi, non scherziamo. Non scherzare che stiamo un guaiare. Senti, che dovevamo fare? Andare da quello, fa, ridai i soldi e ridagli il contratto.
Vabbè. È segno proprio che non ci avevamo le facce da impresari lirici. È il destino. Ma che destino? Finché abbiamo fatto l'onorato mestiere è andata sempre bene. Appena abbiamo smesso che cominciano le denunce. Oh, ragazzi, quella stanno confabulando. Sta a vedere che lì sotto c'è qualche cosa, eh? E che cosa le ha detto? E subito lei non voleva accettare, ma alla fine sono riuscito a convincerla. Il bello è che io ero venuto per convincere te e tu invece hai convinto me a convincere lei. Questa non ha importanza. Ora però mi deve giurare di non parlarne con nessuno. Ma è com'è possibile? Io sono socio con quelli. Appunto per questo me lo deve promettere. E vabbè, io te lo prometto, ma non è giusto. Ed è stata contenta? Altro che, appena le ho consegnato il denaro, è sbottata a piangere. Poveretta. Buongiorno. 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 Avete avuto qualche altra delle vostre magnifiche idee? Sì, lui ha avuto una bella idea. Allora sentiamo di che cosa si tratta. Ci ridai i soldi, te ridiamo il contratto, facciamo finta che abbiamo scherzato e se ne parla più. Peccato, perché questa sarebbe stata veramente un'idea. Un momento, perché sarebbe, sarebbe? Sarebbe perché io non ho più il denaro da restituirvi. E che c'è? Tu dici dove stanno e l'andiamo a piare. No, non è possibile, il denaro non mi appartiene. Ma insomma, cantare non vuoi cantare, i soldi ci vuoi ridare, ma che niente, niente, ci avevamo la faccia da... Lascia perdere i facci. E sembra che avevamo rubato sti soldi. Non precisare. Non in strada. Senta un po', signor Bossoli. Avvocato, lei deve venire con noi. No, io veramente c'ho da fare. Me l'ha promesso, eh? Sì, sì. Signor Bossoli, come la mettiamo? Scusate, ma non so, c'è l'apparecchio oggi che non funziona. Non sento niente, non so, sarà l'aria, scusate. Per imbambito che sente quando gli pare. Ui, non cominciamo a offendere. Ah! Che senti? Ebbene sì, ci sento. Oh. Insomma, cosa volete? Ma come i soldi, bel socio che è lei. Andiamo, ragazzi, ma... Oh, ma... Marco, ma sarà padrone delle sue azioni, no? Delle sue azioni è padrone, ma dai soldi nostri siamo padroni noi. Oh, quelli sono sordi. I soldi vostri. Su, non fate così. Voi siete due buone persone, oneste. Non dovete far così. I soldi vostri. Oh, io non so niente. Dico così, ma se puta caso i vostri soldi fossero serviti per ridare la libertà a un giovane che altrimenti l'avrebbe perduta, eh? Che è? Io ho promesso. Oh, non ci sento più. Con permesso, scusate. Brave virtù, buono, onesto. Credi che tarderà molto? No, ha detto che tornava subito. Deve essere andato a fare un giretto di ispezione per gli uffici. E si seccherà perché mi hai fatto entrare qui? Ma che, sarà tale piacere di avere i suoi soldi. Oh, eccolo. Buongiorno, commendatore. Buongiorno, signorina. Ecco gli assegni. Bene, lei può andare. Anche lei può andare. No, regolarissimo, non c'è che dire. Io non capisco proprio come lei abbia fatto. No, forse lo capisco. No, lei non può capire. Come non può capire che ci siano al mondo delle persone buone e generose per cui aiutare gli altri è un piacere. Calma, calma. Adesso tutto è a posto, dunque. No, non tutto. Lei deve ritirare la denuncia. Naturalmente, non perché devo, perché gliel'ho promesso. Va bene, lo farò oggi stesso. Arrivederla, signorina. No, subito, la prego. Telefoni il commissario, la prego. Enrico può essere trasferito da un momento all'altro. Va bene. Telefoniamo al commissario. Signorina, per favore, mi dia il commissariato. Cosa dice? Ma io servire di quella gente lì? Ma gente così sporca nel mio ufficio non c'entra neanche dalla fessura della porta, ce lo garantisco, sa? Eppure a me risulta che lei dovrebbe essere il loro avvocato. Io, l'avvocato di quei due ladroncoli? No, 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 non li conosco neanche, parola, parola. Ah, sì? Sì, sì. Beh, allora, quando è così, se non c'è altro, eh? Posso... Grazie, signor commissario. Arrivederci. Sempre a sua disposizione. Arrivederci. Novamente, tante cose. Arrivederci. Fate passare. Novamente. A buca. Allora d'accordo, io vado in ufficio che ho delle pratiche da sbrigare. Oh, fosse diventato sordo pure lui. Avanti. Oh, bravo, venite avanti. Un po' di tempo che desideravo una vostra visita. Perché non ci ha invitato a pranzo a casa sua? No, no, è molto meglio qui. Vedrete che vi troverete bene anche qui. Pronto? Sì, sono io. Ah, salve, comandatore. Come? Lei ritira la denuncia? Vabbè, se per lei va bene così. Certo però che in questi casi una lezioncina ci vorrebbe, sa. Ma se le sta bene a lei così,
Io certamente non posso trattenere nessuno, però. Arrivederci, arrivederci. Allora, commissario, arrivederla. È piacere di aver fatto la sua conoscenza. Perché dove andate? Ah, non abbiamo ancora deciso. Vogliamo andare al cinema? Sì. Adesso ve lo faccio vedere io il cinema. Perché ci avete pure il cinema qua? O la volete smettersi o no di fare gli spiritosi? O volete che vi cacci in guardina senza nemmeno interrogarvi? Oh, ma come, non siamo liberi? Ma che liberi? Ma il commendatore ha ritirato la denuncia. Ma quello è un altro commendatore. La denuncia ritirata non riguarda voi. Piantone. Comandi, dottore. Mettete in libertà quel giovanotto, ma prima di farlo uscire che venga da me. Signor, sì, dottore, c'è di là la persona che avete mandato a chiamare. Ah, benissimo, fatela passare. E voi andate di là, poi vi chiamo io. Signor Bossoli. Signor Bossoli. Prego, s'accomodi. Quello, oltre che sordo, è pure muto. E cieco. È un sordo cieco muto. Novità? Nessuna, brigadiere. Te pare che non ce lo trovavamo pure qua. Senta, signor Bossoli, io so che lei è una persona per bene, sa. Ma dalla denuncia mi risulta che era in possesso delle chiavi della villa. Ma io non ne so niente. Come non ne sa niente? Beh, guardi, allora le do un consiglio. Non si faccia vedere in giro con certa gentaglia, capito? No, non so nemmeno a chi si riferisca. Non vorrà mica dirmi che non conosce quei due tipi che sono usciti di qua adesso. Quei due? Sì. Li ho visti adesso per la prima volta. Per la prima volta? Ma se mi risulta che siete soci in un certo affare... No, io non ho soci. Ditta Bossoli. Vabbè. Allora, guardi, le do un altro consiglio. Alla sua età, signor Bossoli, lasci andare quelle donne un po' vistose. Mi capisce? Sì, quella Gina. Gina? Io non la conosco. Come non va a Canoccio se è fuori ad aspettarlo? Noi donne abbiamo un sesto senso, sappiamo quando l'uomo soffre. Sappiamo pure che di solito siamo noi a farlo soffrire. Lei non ha nessuna colpa. Lo so. Se lei soffrisse per me, io non sarei qui a confortarlo. Quando noi non riusciamo a procurare dolore agli uomini, allora è il momento che cerchiamo di consolarli. È molto buona. No, sono solo una donna. E come donna capisco che lei sta soffrendo per un'altra. Avvocato, li rilasciano? Ma io ho fatto di tutto, ma non ci sono proprio riuscito. Allora, siamo intesi, eh? Mi raccomando. Tocca a voi. Accomodatevi. Signor Bossoli, ci aspetti qua? Sì. Io non posso aspettarvi due o tre anni. Via, via, andiamo. Andiamo. Venite avanti. Oh, bravo. Prendete pure quella sedia. Accomodatevi. Dunque, la denuncia parla di una vostra visita fatta ad una certa villa la notte del 16 agosto. Mi sapreste dire voi dove eravate la notte del 16 agosto? Di che anno? 10 giorni fa. Ah, 10 giorni fa. Sì, sì. Scusi, commissario, ma siccome noi siamo spesso ingiustamente sospettati, allora ci segniamo tutto, perché non è bello che degli onesti lavoratori... Ecco qua, 16 agosto. Sì. Stavamo ad Antrodoco. Per la festa di San Rocco. Ah, ci avrete un alibi, spero. Alibi? Abbiamo un testimone, signor commissario. L'abbiamo portato, se lei permette lo faccio passare. Fatelo passare. Fatelo passare. È un testimone oculare. Vabbè. Sì. Testimone. Eccolo qua. Immaginavo. Buongiorno, signor commissario. Dì al commissario dove stavamo noi la notte del 16 agosto. La notte del 16 agosto noi... Un momento. Innanzitutto io vorrei ricordare al vostro testimonio che il codice penale prevede una pena da 1 a 3 anni di carcere per falsa testimonianza. Dunque, pensate un po' quanti possono essere lunghi 3 anni. Poi ditemi dove erano questi signori la notte del 16 agosto. E lui lo dice perché è la verità e la deve dire. La notte del 16 agosto dove eravamo non lo posso sapere. Perché sono nato il 3 settembre. Oh, ma eravamo il 16 agosto, Antrodoco, San Rocco, il 16 agosto. Agosto, amici miei, non vi conosco. Fuori. Ma chiamare che ci andavamo a rovinare per vent'aglio. A tagliare un quadro. E poi proprio in casa del commendator Cocciaglia, nostro socio. No. Lo ha escluso nel modo più assoluto di essere vostro socio. E allora? E allora? Lui domani mattina parte.
Starà assente 2 o 3 mesi e quando ritornerà ne riparleremo ancora, va bene? Ma come 2 mesi? 2 mesi. E intanto noi che facciamo? Guardate, si è liberato una cella proprio adesso. Giovanotto, vi è andata bene, eh? Speriamo che non capiti più, eh? Grazie, signor commissario. Non dovete ringraziare me, dovete ringraziare quel brav'uomo che ha messo fuori i soldi. Speriamo che vi serva di lezione questo, eh? Andate, andate. Buongiorno, e fate il possibile per non farvi vedere più. Ringrazio il commissario, i soldi erano i nostri. Ma possibile, commissario? Quello va via e noi rimaniamo qua. Le sembra giusto questo? Oh, sì che è giusto. Perché noi, stando qui, abbiamo imparato a distinguere le persone. C'è chi è colpevole per caso, per circostanze, per disgrazia. Ma quando capitano degli individui con delle facce come le vostre, allora... Piantone! Quando usciamo te faccio fare la plastica. Andi, accomodatelo. Camille. Vorrei sapere come hai fatto a ritirare la denuncia. Avrei preferito fare 20 anni di prigione piuttosto che subire una simile umiliazione. Ma Enrico, ti giuro che non ho fatto nulla di cui tu ti debba vergognare. Conosco troppo bene Russo. Non avrebbe mai ritirato la denuncia se non ci avesse trovato la sua convenienza. Ma senti, io gli ho restituito il denaro. Scusa Enrico, questo non è il posto per discutere. E chi te l'ha dato il denaro? Marco me l'ha dato. Marco? Sì, è stato molto buono con noi. Ha detto che glielo possiamo restituire quando vogliamo. Davvero? Sì. Marco? Sì. Un elettricista come lui, ma insomma così non la guadagna nemmeno in tutta la sua vita. Già, anch'io credevo così. Ma vedi, Marco è un cantante, un grande cantante. Adesso gli hanno offerto un contratto con un fortissimo anticipo. Lui l'ha dato a me e io l'ho portato al commendator Russo. Bella fantasia. Marco un cantante. Sì. Un grande cantante. Sì. Ha visto? Lei credeva di aver aggiustato tutto. Invece i due ragazzi hanno litigato e Mario e Riccardo sono finiti in galera. Non è colpa mia di questo. Lo so che non è colpa sua, ma se lei cantasse... Brigadiere. Che vuoi da adesso? Scendiamo. Noti che ora di mangiarsi, se potessi rimediare qualche cosa. E come no? Capisci? Più tardi bussate in campana e andate via il cameriere. Ho ordinato quel che vi pare. Spaghetta la matriciana, una bella frittura a mesta. La frittura mesta, triste. E driego a lacrima. Andate, andate, non fate lo sparatoio. E lavatevi dai cravatte, dai cinghie e dai siringhe delle scarpe. Non abbia paura, brigadiere. Non abbiamo nessuna intenzione di ammazzarci. Non si sa mai, per far dispetto a me, siete capaci da tutto. Sbrigatevi. Date le cravatte, lacce e cinghie. E tu? Ehi, cravatta, lacce e cinghie. Non c'ho niente. Moccassini, senza cinghie e senza cravatta. Apri il cappello. Quando lavoro non porto niente. Doleggiava la terra, ride all'uscio dell'orto. È la dosca? No, è un uovo sodo. Un passo sfiorava l'arena. Bene, che c'è? Entrava ella fragrante. Canta! Chi canta? Canta! 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 Commissario, canta! 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 Commissario, canta! Lo venga a sentire che canta! Noi siamo salvi, venga! Venga, venga! Venga, venga! Chi canta? Dolci baci. Trio framante, la bella forma di Sciaglia. Noi amore, l'ora è fuggita, con noi ha disperato, con noi ha disperato.
la prima volta che io sento un Radamés così. Ma è la Tosca. Commissario, questa io la faccio cantare al Metropolitan. Lo fa. Casomai lo faremo cantare al Metropolitan. Noi. Perdimmo a pace o suono, non ci dicimmo mai perché, o che cavate non ne vonno, non so sti vuocca in me. È un po' grezzo, un po' acerbo, ma io lo creerò un gran tenore. Oh, stai attento, caro. Prima lo crei, poi lo devi distruggere, è una gran fatica. La pancia. Commissario, il ventaglio, non avevamo preso niente. Caro, ora gli dovrai anche risentire la scarpa. Oh, bella e buona, signora Nafangosa, che era una scarpa nuova, nuova, con le chette e i bottoni, che era una fantasticheria. Questa però adesso è la Ida. No, è anima e core. Volevo dire il trovatore. Sempre boito, ignorante. Se ne va, ma per una persa quante trovate, Poi uno di questi giorni stendiamo il regolare contratto, Contratto, sì. Che contratto? Contratto della nostra società. De chi? O dico, non facciamo scherzi. Io sono socio per un terzo. Ma ci senti, tu? Io no, che ha detto il signore? Ciuccittà. Ah, ciuccittà. Oh, ragazzi, non ci angosciamo. Lui no, ma io sono socio per un terzo. Come io no? Noi non siamo soci di nessuno. Nessuno? Scusi, commissario, le risulta che i signori sono nostri soci? No, no, al contrario. Io posso ben testimoniare che questi signori hanno dichiarato che non sono vostri soci. Oh, Belandi, hanno imbragato un genovese. Ma allora, io... Ecco, con quella faccia... Caro, provi a fare il ladro. La pancia! Ora che
m'ha parlata primavera, quando la vita voi merito core, bello è paese mio dall'amore, a peca tutto l'anno da cantare. Cate sole, ma sombria cate mare, e luoghi sti figliole. Ah, questa è la Ida. Oh, sì. Tanto io sono solo giù per un terzo, eh? Uno, due. Signorina? Comandi. Ma volevo un altro po' di dolce. Se voleva lei avrei detto signor... Come si chiama lei? Anna Maria. Anna Maria.